un oggetto molto importante anche degli ex, soprattutto degli ex calciatori. Diciamo che ci sono due situazioni diverse: ci sono chi smette di giocare perché non ha più la possibilità di farlo per un infortunio, perché non ha più squadre a disposizione per poter andare a giocare. Poi ci sono altre situazioni come la mia, dove è una decisione tua, quindi in quel caso lì sicuramente il trapasso è sicuramente meno doloroso. Come dicevo prima, è stata una decisione mia quella di non giocare più. Avevo, non dico tantissime, avevo abbastanza richieste di andare a giocare da un'altra parte, ma la mia decisione era quella di finire in questa città. C'era anche in piedi la questione AIC, il consigliere federale, una serie di situazioni che mi portavano, non appena smesso con il calcio giocato, di fare qualcos'altro. Quindi il mio è stato un trapasso normalissimo. È chiaro che si è chiusa una parentesi molto importante della mia vita, perché il calcio poi, al di là di quello giocato, come d'altra parte qualsiasi lavoro, ti organizza la vita a 360 gradi, quindi quando andare in vacanza, quando andare a mangiare, cioè il calcio è un mestiere un po' particolare. Però avendo alla base una famiglia solida, a me piace stare in famiglia, piace stare qui, diciamo che me la sto godendo, ecco, non lo dico con ipocrisia, ma il consiglio che io do, io non l'ho fatto, però un consiglio che faccio adesso che ho smesso è che qualsiasi calciatore dovrebbe finire della carriera dopo i 30-31 anni, pensare a un dopo, quindi cercare di formarsi in qualche mestiere, in qualche altra cosa, perché come dicevo prima non tutti si possono riciclare nel calcio, ma ci sono tantissime altre cose da poter fare. Se uno lo fa quando è ancora in attività, sicuramente poi non si trova a dover pensare a quella cosa che abbiamo detto prima: cosa andrò a fare adesso.